Ben ritrovati a Mondo Amaranto. Questa sera abbiamo ospite l'Under 17 dell'Arezzo che è reduce da questo traguardo, il raggiungimento dei playoff della fase nazionale e la fase finale del campionato Under 17 Serie C. Saluto Dante Gioacchini che è il loro allenatore. Dunque è il secondo anno consecutivo che l'Under 17, allora era un'altra società, però sempre l'Arezzo è, che era arrivata a questo obiettivo. Ci auguriamo che quest'anno, insomma, il cammino possa essere più lungo. Saluto Conteduca, Martelli e De Pellegrin, che sono i nostri ospiti di questa sera e che ci racconteranno poi dopo anche questo finale, quali attese. L'avversario è la Paganese, quindi dopo entreremo nel dettaglio. Prima di questo, però, è anche la vigilia dell'impegno dell'Arezzo in casa dell'Entella, per quanto riguarda la prima squadra, un'impresa per l'Arezzo per cercare di tenere viva una speranza difficile, però ancora possibile, di raggiungere il terzo posto, che darebbe un grande vantaggio per i playoff, saltando la fase dei playoff, della fase interna al girone A dei playoff. Allora sentiamo un'ampia sintesi della conferenza stampa di Dal Canto di ieri. Sappiamo che andiamo nel campo della prima della classe, nel campo di una squadra che oggi non può più sbagliare, ma non siamo nelle condizioni di non sbagliare nemmeno noi. Apparentemente l'obiettivo loro è più grosso del nostro perché si giocano la promozione diretta, però insomma, che ci sia, come posso dire, un leggero vantaggio nel pronostico, un po' perché sono primi, un po' perché sono forti, un po' perché giocano in casa e un po' per la condizione che hanno, è normale, però credo che noi andremo a fare la nostra gara senza nessun problema. Di questa squadra, mister, qual è la cosa che l'ha impressionata di più a livello tattico, di gioco, di movimenti, di dell'Entella? segnali dell'Entella? Ma è una squadra che annovera tutti i giocatori che hanno fatto tanta B, come ho detto tante volte, non è che quando uno parla di fatturati, la squadra che ha un fatturato più grosso vuol dire che è la squadra che tendenzialmente può vincere. Il fatturato più grosso sta per i giocatori più forti perché vuol dire che hanno dei trascorsi importanti. L'Entella ne annovera tanti. Faccio un esempio, senza, non so quanto guadagnano i giocatori dell'Entella, però insomma, se un giocatore dell'Entella guadagna 250.000 euro e uno dei miei ne guadagna 15.000, come ci sono, motivo ci sarà. Quindi, come posso dire, il risultato del campo tante volte va di pari passo a questi valori qua, perché è normale che sia così. Un conto è una partita secca dove può succedere di tutto, un conto è un cammino di 38 gare dove normalmente, a meno di qualche evento particolare o danni grossi, la squadra più forte vince. Quindi in questo caso qua mi spiace per loro che si sia appaiato il Piacenza, però noi abbiamo esigenza di andare a provare a fare un risultato pieno. E l'approccio del tuo Arezzo a questa gara quale deve essere? Quello delle altre partite, noi sappiamo che se vogliamo conquistare almeno il quarto posto, non ti dico che le dobbiamo vincere tutte e tre, però poco ci manca, abbiamo un margine d'errore, se non è pari a zero ci andiamo vicini, quindi dobbiamo tentare di andare a fare il tipo di partita che facciamo sempre senza accentuare l'importanza della gara perché non ce n'è bisogno. È una gara dove rischiamo di trovare, non dico lo stadio pieno, però un bel numero di gente sì, loro che non possono sbagliare, la partita vive già su un'elettricità alta, tentiamo di non metterne altra noi e dobbiamo andare in campo più sereni possibile nel tentare di fare quello che sappiamo fare. Per concludere, mister, questa mattina su un quotidiano locale è apparso un articolo dove c'è un'intervista dell'ex presidente Mancini. Non so se lei ha avuto modo di leggerlo e se lo vuole commentare. Sì, l'ho letto, mi è dispiaciuto che una persona che insomma, è stata un addetto ai lavori per tanto tempo abbia sostanzialmente additato l'allenatore come responsabile del tracollo dopo il Siena. Io dico soltanto che il tracollo dopo il Siena non l'ho visto perché la squadra ha fatto due pareggi e due vittorie subito dopo il 3-3 col Siena. Che ogni tanto commento quello che commenta lui, che ogni tanto qualche secondo tempo ci siamo appannati, sì, ci può stare, ma fa parte di una partita di calcio. Non mi ricordo che nelle partite prima di Siena noi abbiamo dominato o tritato gli altri dal primo al 90esimo. Resta secondo me un commento fuori luogo. Poi io alla fine faccio, come posso dire, faccio riferimento sul mio responsabile dell'area tecnica che è il direttore generale Ermanno Pieroni. Quando il direttore generale Ermanno mi dirà se è contento o no del lavoro che faccio fra 3 settimane, quando finisce il campionato, senza contare la griglia del playoff,
prenderò atto della valutazione della società. Se Mancini mi vuol dare un consiglio, visto che dice che lui è in buoni rapporti con la dirigenza che conta, magari ascolterò che c'ha da dirmi, però la cosa che non mi piace è che troppe persone attorno alla nostra società danno aria alla bocca. Ogni tanto, se uno sta zitto, secondo me fa più bella figura. Grazie. Noi ci siamo abituati a Mancini, insomma, ci veniva un po' da ridere, ci si guardava in faccia anche con Sarrini. È uno che, insomma, un allenatore se durava un anno era un miracolo, insomma, questo è il problema del calcio. È il problema del calcio di oggi, perché i dirigenti molto spesso non sono competenti per fare una valutazione né sui giocatori né sugli allenatori. Appunto. No, la mia ora era una battuta per stemperare un po' questa cosa, da dargli il giusto peso che ha. Sì, ma io gliel'ho dato, non ti preoccupare. Zero, meno che zero. Okay. E, la domanda che faccio io è la seguente, cioè che vantaggio ha adesso dal punto di vista psicologico rispetto a Nentella? Insomma, Nentella a questo punto davvero, cioè, viene da dirsi, sta rischiando di buttare alle ortiche un campionato che tutti quanti pronosticavano già acquisito, no? Specialmente dopo tutti i recuperi che doveva fare, che poi alla fine sono stati il vero flop dell'Entella. Guarda, io da esterno faccio fatica a fare un commento sul cammino loro, perché non conosco le problematiche che hanno incontrato, ne ho a sufficienza per le mie, però dico che se il campionato fosse stato regolare nella disputa delle gare, secondo me avrebbero già vinto. Il fatto che comunque hanno dovuto fare, tra Coppa Italia e recuperi, credo 10 infrasettimanali, se non di più, anche una squadra forte comporta delle difficoltà. Detto questo, è raro vedere in qualsiasi campionato, Juve a parte, che una squadra disintegri le altre e accumuli un distacco troppo grosso dalla seconda. Quindi che il Piacenza, che comunque annovera dei giocatori forti, o che il Pisa, che in questo momento qua sta scalando un po' la vetta, gli siano al sedere, è abbastanza normale. Comunque mancano ancora 3 giornate più recupero. Oggi ci sta pure che l'Entella vada a Piacenza e vinca il recupero, quindi stiamo a parlare di niente. Non ha ammazzato il campionato, perché ha trovato tante squadre di alto livello, come dissi l'altro giorno. Rischiamo in 6-7 squadre di passare i 60 punti, è una cosa che succede di raro, quindi significa che il campionato è abbastanza livellato, e questo fatto dei recuperi ha accentuato il livellamento ancora di più, secondo me. Proprio a proposito di questo, che commento siete di fare sulla classifica adesso, visto dopo l'ultimo punto? È stato qualche risultato inatteso, no? Penso a Siena che perde inatteso, poi forse per modo di dire, ma insomma. Sì, contavo che qualche duna si fermasse, sì. Ora sostanzialmente siamo quinti, perché la differenza reti ci porta un gradino sopra Pro Vercelli, che però, come noi, fra due domeniche incontra, per modo di dire, la propria Piacenza, quindi avrà 3 punti a tavolino. Per quello ti dico che siamo nelle condizioni di non sbagliare più, se vogliamo tentare di agganciare un posto nobile, o comunque sgranare un pochettino qualche posizione. Questo va per fare un'analisi anche sulle partite successive alla Virtus Entella, nel senso che noi incontriamo Gozzano e Pistoiese, che paradossalmente sono salve, però tu vedi che comunque con la Zacchena ci hanno perso punti in tanti, con l'Albissola ci hanno perso, il nostro diretto concorrente, perché il calcio va così. Le partite vanno giocate, quindi fare calcoli sul calendario degli altri, sul nostro, la vedo dura. Di domenica in domenica vediamo che facciamo noi, che fanno gli altri. È chiaro che oggi il fatto di recuperare qualche posizione non è più soltanto dipendente da quello che possiamo fare noi, ma tanto anche dai risultati degli altri. Ci sono tanti scontri diretti, tutte non possono fare tutti i punti, quindi già questo è un vantaggio, e noi dobbiamo tentare però di poter indirizzare quello che compete a noi, che sono le partite nostre, anche se, come ho detto in conferenza precedente, non andiamo a fare una passeggiata di salute giovedì. Per luce di quello che abbiamo detto, mister, si aspetta una partita in cui loro aggrediranno, in cui magari l'Arezzo proverà a farla da subito la partita, se l'aspetta più tattica? Io credo che loro manterranno l'atteggiamento che hanno sempre avuto. Ci sta, ti ripeto, che comunque hanno fatto 67 punti con una partita in meno, quindi ci sta che con tutti i recuperi che hanno fatto qualcosa
gli sia andato storto, però comunque sono tantissimi. L'anno scorso il Livorno credo che abbia vinto a 68, ora loro sono già a 67, hanno ancora quattro partite da giocare. Di punti ne hanno fatti, ne faranno comunque una miriade, però non credo che si snaturino. Ho letto le dichiarazioni di Boscaglia dove dice che è un appuntamento, l'appuntamento più importante della stagione, però dopo di noi c'è la Juve, dopo c'è comunque lo scontro diretto per Piacenza, dopo comunque c'è la Carrarese l'ultima. Io vedo tutte partite difficili per loro, come sono tutte difficili per noi. Sono nella nostra condizione, quindi se vogliono arrivare fino in fondo non devono sbagliare, se noi vogliamo tentare di scalare posizione non dobbiamo sbagliare. Però volevo chiedere poi sulla formazione, se ha sciolto tutti i dubbi, se l'11 che giocherà giovedì ce l'ha già in testa. Sì. Top secret. No, come mai... 11 di Alessandria più o meno. Non si discosterà tanto da quella formazione là, perché comunque sarebbe stupido da parte mia, non l'ho mai fatto nemmeno prima, al di là di qualche cavolata durante il corso di partita che posso aver fatto nelle sostituzioni, però non credo che si discosti tanto, ecco. E poi l'ultima cosa per me, volevo chiedere un commento sul fatto che Buglio ha vinto il premio, no? Come miglior under di questa stagione. Le chiedo un commento su questo e quanto le manca il miglior Buglio in questo momento della stagione per fare un passettino in avanti sul piano del gioco, ma anche sul piano realizzativo. Ma Davide ha fatto una prima parte di stagione esaltante, penso pure oltre le sue più rosee aspettative. Ora è un po' calato nel rendimento, ma come ho detto tante volte è una cosa normale per un ragazzo della sua età, come può essere normale che io abbia tenuto fuori Pinto per tre partite, perché insomma sono ragazzi che nella loro evoluzione hanno degli alti e dei bassi, non sono giocatori ancora evoluti da poter gestire i periodi della stagione e di esaltazione e di difficoltà nel miglior modo possibile, quindi oggi vive un momento che non è come quello di tre mesi fa, però insomma, rimane comunque un giocatore importante nell'economia del gioco di questa squadra qua. Comunque c'è stato un periodo dove toccava la palla e faceva gol, oggi un po' meno, quindi questo aspetto qua va un po' a fasi, al di là del fatto di marcare oppure no, l'importante è che lui ritrovi la continuità di prestazione. Viene da una prestazione un pelino opaca ad Alessandria, perché la partita comunque si è messa sul piano nostro del palleggio e lui, che è quello che di solito si esalta, ha avuto qualche battuta a vuoto, però no, non sono preoccupato. Oggi comunque devo tentare di avere più giocatori possibili in ottime condizioni e la squadra, come ho detto tante volte, sta bene, al di là del risultato poi del campo la squadra sta bene. Allora, abbiamo visto prima dal canto, abbiamo sentito dunque quali sono le riflessioni in casa Amaranto, ovviamente in bocca al lupo alla squadra per questo turno pre-pasquale. Adesso passiamo all'Under 17 che ha battuto la Lucchese 2-0, tra poco vedremo la sintesi e commentiamo però, mister, subito l'attualità, cioè si sa l'avversario, si conosce l'avversario, il 28 giocherete l'andata. Contro la Paganese, che è arrivata prima nel girone, diciamo, quello meridionale, sì, l'altro sì, girone. Dovrebbe essere il girone D, se non sbaglio. Si conosce poco, diciamo, di... Ma fondamentalmente noi, diciamo, ci interessa più quello che facciamo noi, sì, che quello che fanno gli altri. È una buona squadra sulla carta, però poi noi, visto che ci siamo, ci proveremo a giocarcela fino in fondo. Io me la ricordo l'anno scorso, non so se sono gli stessi, può darsi, nell'Under 16, che se non sbaglio arrivarono comunque nelle prime posizioni, sì, può darsi che siano alcuni ragazzi, ovviamente andiamo a occhio, che crescendo forse sono passati alla... Probabilmente sì, però diciamo più di tanto l'avversario non ci interessa, sì, quindi adesso proviamo a fare la nostra gara, poi vedremo quello che succede nelle due partite. L'Arezzo avrà bisogno comunque di una vittoria, perché in caso di parità di gol tra i due risultati passerebbe la Paganese, perché è arrivata prima in classifica. Sì, noi dobbiamo, diciamo, per forza vincere almeno una e pareggiarla l'altra, almeno per proseguire poi il percorso. Sei fiducioso? Pensi che... I ragazzi hanno fatto bene, sì, il premio, un piccolo premio l'abbiamo preso con i play-off, adesso dipenderà tutto da loro, quindi io sono fiducioso con loro. Bene, dopo sentiremo un po' dunque che umore si respira. Adesso rivediamo però la sintesi della vittoria, che è stata ovviamente decisiva per questo obiettivo, il 2-0 alla Lucchese. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.
Amici del calcio giovanile, buona serata dall'Olmo Ponte, è l'ultima giornata del campionato Under 17 Serie C. L'Arezzo, dopo aver vinto lo scontro di gatto con la Viterbese la settimana scorsa grazie al gol di Steccato, cerca il passaggio alle fasi finali del campionato con il Siena che intanto ha sigillato il secondo posto vincendo ieri. L'Arezzo al momento è terzo con la Pistoiese, quindi agli Amaranto serve una vittoria per centrare l'obiettivo di arrivare tra le migliori terze di questo campionato e quindi accedere, come già era accaduto lo scorso anno, alle fasi finali di questo campionato Under 17 Serie C, quest'oggi contro la Lucchese. Tiradossi, poi Bus, ancora un lancio per lo scatto da parte di Lorenzoni che se ne va via bene, in mezzo c'è Maggi, attenzione tutto solo, Maggi controllo in pianaria, Maggi calcia largo e alto con il sinistro. Prova il controllo Verdelli, buono. Avanza Verdelli, poi va centrale la Conteduca. Conteduca dalla distanza, non male. Questa conclusione di Conteduca. Quella palla che è andata non molto lontano dalla porta di Mazzotta. Del Dotto che in corsa corta va col destro. Del Dotto sopra la traversa, non di molto. Già due chance per la Lucchese con prima Maggi, adesso su punizione del Dotto. Pallone lungo, Anselmi, buon controllo col sinistro, palla sopra la traversa, bella conclusione qui di Anselmi. Dico che sembrava a un certo punto scendere all'improvviso, sembra chiuso lo spazio perché c'è Parditi. Baldoni prova a girarlo per trovare spazio per il cross che trova dentro, Tiradossi stacca, rete, Tiradossi di testa, porta in vantaggio l'Arezzo, grandissimo gol, bellissimo il cross di Baldoni che si è proprio ritagliato lo spazio per il cross, quando l'ha trovato ha fatto partire un gran traversone e Tiradossi ha staccato in modo perfetto portando in vantaggio l'Arezzo alla mezz'ora, un gol importantissimo che porta l'Arezzo in questo momento a 36 punti per Tiradossi, è il quinto in campionato da quando, considerando che è arrivato da pochi mesi, direi un ottimo bottino, davvero perfetto lo stacco di Tiradossi. Tiradossi riesce a dare questo poi il pallone a Conteduca, di ritorno bella azione dell'Arezzo, Anselmi sinistro a scendere che non scende, però bellissima l'azione con questo sinistro che era diretto all'angolo alto alla destra di Mazzotta, palla che è rimasta in elevazione, non è scesa. Martelli prova a cambiare lo scatto di Tiradossi. Tiradossi arriva prima, ottimo il palleggio, poi spalle a Anselmi, riesce a sentirlo, gran controllo di Anselmi, limite Anselmi, Anselmi col sinistro, sopra la traversa di pochissimo, bellissimo, bellissimo lo scatto, prima lo stop di petto di Tiradossi e poi senza guardare trova con quel tocco morbido Anselmi che fa la sua serpentina al limite per la terza conclusione personale di questo secondo tempo. C'è lo scatto di Godano che è più veloce di Pellegrini, Godano è uscito, Casini, Casini è uscito, scartato, Godano, c'è un tocco di De Pellegrini, forse col braccio, la testano mentre i giocatori della Lucchese e invece sono andati tutti a complimentarsi con De Pellegrini che qui ha salvato un gol fatto praticamente, c'è stato un tocco sicuramente da già giudicare se è volontario o no da parte di De Pellegrini, ha battuto l'angolo, Bux allontana, brivido grosso come una casa qui per l'Arezzo che sembrava ormai tranquillo, ma chiaramente nel calcio non si può mai dire. L'Arezzo tutto a difendere, palla che arriva in area, c'è una doppia deviazione, attenzione al controllo, tiro murato, poi cerca lo spunto Puviani, conclusione Casini. Vediamo Tiradossi, arriva bene, Tiradossi riesce a difendere molto bene la palla e poi parte, in accelerata, grande azione, Tiradossi,
resiste ancora sulla linea di fondo, mette in mezzo, attenzione al tiro in rete! Gran merito di questo gol, però Teodosi se l'è costruito. Questo assist, questa azione travolgente sulla destra, arrivata fino alla linea di fondo, e poi ha messo dentro un gran pallone per Teodori, che ha trovato dunque il gol sul palo lungo. E l'Arezzo dunque chiude il discorso 2-0 dopo aver rischiato tantissimo poco fa. 42-40, l'Arezzo trova il raddoppio con Teodori al terzo gol in campionato. Minuti 48, l'arbitro probabilmente fischia qua e l'Arezzo dunque centra il suo obiettivo, batte 2-0 la Cortese. Primo tempo tira Dossi, nel secondo il 2-0 di Teodori appena entrato dalla panchina. L'Arezzo chiude al terzo posto e ora lo sguardo a quelle che saranno le fasi seguenti, le fasi finali di questo campionato Under 17 Serie C. Adesso andiamo a sentire la voce di Dante Gioacchini. Insieme a mister Dante Gioacchini, l'Arezzo dunque batte la Lucchese 2-0 e centra, possiamo dire, l'obiettivo sia di arrivare terzo e sia di proseguire al di là di quella che sarà l'ufficialità. Mancava questo scoglio, ce l'avete fatta? Sì, mancava la vittoria, i tre punti di oggi, e in teoria dovremmo essere playoff sempre che non fa 10 gol il Matera. Quello dipende, insomma. Vabbè, però insomma, al di là di questo caso fortuito, la squadra ha compiuto una grande rimonta, perché a un certo punto sembrava difficile, no? Sì. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre corde, hanno lavorato i ragazzi e i risultati alla fine sono arrivati. Ecco, oggi è una partita, sul primo tempo l'Arezzo ha trovato il gol, nel secondo ha gestito, poteva fare il 2-0, poi a un certo punto nel finale ha rischiato grosso su quell'occasione. Eravamo un po' tesi dall'inizio, non è stata una partita fluida, siamo stati un po' macchinosi, preoccupati, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Nel caso siano play-off, con quali ambizioni? Sempre di punta al massimo, ormai ci siamo, vediamo che succede. Adesso sono per te, guarda, ti aspetto. Sì, eccoci tornati, terza parte, allora abbiamo visto prima la sintesi, andiamo a sentire un po', te ti devo subito chiedere se l'episodio finale, come l'hai toccata quella palla che abbiamo rivisto prima, tanto ormai non conta più niente, è andata bene così. No, l'ho presa di petto. L'hai presa di petto, non l'hai toccata, quindi no. Insomma, allora chiariamo, quindi... Era tutto regolare perché l'arbitro era abbastanza vicino, quindi probabilmente sono sicuro di averla toccata di petto. Un gran salvataggio perché lì forse arriva dentro, no? Ho solo cercato di trovare la posizione migliore dato che aveva saltato il portiere, e devo riputarmi fortunato di essermi trovato nella posizione giusta e aver salvato questo gol. Anche perché fino a quel momento, cioè sembrava sull'1-0, anche se nel calcio non si può mai dire, però la Lucchese non dava più grandi segnali. Poi all'improvviso, no? C'è stata quella doppia occasione. No? Abbiamo avuto un po' di difficoltà in quella situazione, però dopo ci siamo ripresi molto bene e alla fine siamo riusciti a fare il gol del 2-0 e a chiudere la partita e a giudicarci i playoff. Ecco, tu e Pellegrini, se l'abbiamo già detto anche l'altra volta quando siete venuti, avete dato una bella sicurezza dietro. No, ci siamo impegnati al massimo sin dall'inizio. Probabilmente nei primi periodi abbiamo avuto un po' di difficoltà perché per me era il primo anno insieme a lui, però pian piano l'intesa è sempre cresciuta e devo dire che ora mi trovo molto bene. Insomma, danno una bella garanzia questi due lì dietro. Hanno fatto un buon campionato, sì. Non ci ancora c'è da fare. Sì. Ecco, cosa ti aspetti da questa gara che... sicuramente non sarà facile. No, sicuramente sarà una gara difficile, però io sono molto fiducioso, molta fiducia nei miei compagni e ci impegneremo al massimo per continuare il nostro cammino. Anche perché cioè, il mister diceva è un premio, sì, ci sì. Credevate di poter, almeno questo, di potercela fare? Era il nostro obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio della stagione e devo dire che sono molto contento di esserci riuscito. E ora si punta a continuare. Bene, grazie. Andiamo invece in mezzo al campo da Martelli. Sì. Allora, dici un po'. Com'è andato il campionato secondo te? No, in generale diciamo che siamo più che soddisfatti, soprattutto anche per come si era messo prima della partita di ritorno contro il Pontedera, il quale sarà una posizione di più o meno media-bassa classifica, quindi i play-off sembravano comunque lontani. Poi c'è stata partita della svolta proprio contro il Pontedera e da lì è stato sempre un crescendo di prestazioni e risultati.
Anche la vittoria di Viterbo, mister, è stata fondamentale in questa. È stata una partita, diciamo, non bellissima, giocata a centrocampo, però loro hanno commesso pochi errori, noi ne abbiamo commessi anche noi pochi, loro non l'hanno sfruttato e noi siamo riusciti a sfruttarle con Steccato. Ah sì, che è rimasto, non so se il capocannoniere della squadra, Tiradossi gli è stato... Dovrebbe essere ancora lui, credo, sì, con 5 mi sembra sia il conto. E insomma, anche con l'arrivo di Tiradossi, che abbiamo conosciuto la settimana scorsa, anzi due settimane fa, insomma, vi ha dato una bella mano. Ha dato una bella mano, perché sì. C'è un giocatore anche che in certe fasi aiuta tanto, no? Sì, soprattutto in fase realizzativa, che fino a qui avevamo avuto qualche problema. Esatto. Tu sei entrato a partita in corso, come l'hai vista? Perché in quel momento l'Arezzo, appunto, come dicevamo prima, sembrava sicuro quasi, insomma, non correva rischi. Soprattutto dopo il gol, diciamo, la partita si è messa verso il binario giusto e da lì è stato, diciamo, un mantenimento del nostro possesso e abbiamo comunque mantenuto la nostra superiorità. In casa comunque avete un ottimo gollino, questo fa ben sperare, no? Magari in casa di fare un bel risultato. Sarà importante in casa fare un risultato utile, perché comunque a Pagani si prospetta una partita difficile. Generalmente le squadre del sud sono molto fisiche, la puntano sull'intensità, ma noi ci faremo trovare pronti. Bene, così ci piace. Combattivo, tu ci sei stato con l'Under 15. L'anno scorso. Sì, l'ambiente è come dice lui. È caldo. Ma più che caldo hanno un bel ritmo le squadre, sono strutturate fisicamente molto bene, ma dipende tutto da noi, insomma, ormai. Poi dobbiamo fare gli auguri a Conte Duca, che compie 17 anni. Under 17. È giusto. 17 anni. Ecco, e che cosa... Tu hai provato anche dalla distanza, hai fatto un tiro, mi sembra, sì, dopo il tempo, no? Circa 4 minuti, 5 minuti dall'inizio, cioè Verdelli è partito con la palla, me l'ha scaricata dietro, ero vicino all'area di rigore e ho provato. Tu sei vallarnese, sento un accento. Io sì. Qui abbiamo anche dietro le quinte il nostro operatore che viene da quelle parti. Ma immagino che se ne parli di questa cosa. Neanche più di tanto. Insomma, ti prendono in giro un po', no? Normale. Senti, tu sei soddisfatto personalmente del campionato? Sì, è stato un campionato molto buono da parte nostra. All'inizio forse dovevamo trovare il giusto modulo, la giusta formazione, ma poi abbiamo ingranato e è andato tutto bene alla fine. Si vede anche un bello spirito di gruppo, almeno dall'alto, insomma. È un bel gruppo, ragazzi si aiutano, si prendono anche in giro durante l'allenamento, quindi si è creata una bella famiglia, ecco, questa sia una bella cosa. Tu c'hai un bel piede, potresti fare qualche gol in più forse? Dovrei. Diciamolo. Cioè, avresti mezzi, diciamo, per qualche problema realizzativo, diciamo. Realizzativo. C'è tempo per diciamo, aumentare. Lo score. Bene, e quindi possiamo farvi l'in bocca al lupo. Adesso, prima di farvelo, leggiamo magari gli altri risultati, perché dobbiamo fare i complimenti anche alla Berretti. Era un dato questo che già si sapeva, insomma, da diverse settimane. Sapremo nelle prossime ore quale sarà invece l'avversario della Berretti di Longo. Vediamo i risultati. Comunque l'Arezzo vi ha fatto i complimenti con un comunicato, quindi immagino anche personalmente vi hanno fatto... Sì, ci hanno fatto i complimenti. Non era diciamo, l'obiettivo nostro è la crescita dei ragazzi. I ragazzi, logicamente, come tutti gli altri, vorrebbero vincere e la società ci ha fatto i complimenti sia tramite il comunicato sia personalmente a tutti quanti. Vediamo allora quest'ultimo turno della Berretti, che si è concluso con una vittoria 3-2 in casa della Carrarese, in gol Caselli, Finocchi e Sbarzella. Vediamo allora la classifica finale, ricordando che il Torino è fuori classifica, quindi di fatto è Lentella che aveva cominciato più tardi, che fu anche battuta ad Arezzo nella gara di andata. Lentella dunque di fatto al primo posto, 56, poi l'Arezzo a 44, l'Olbia a 40, l'Albissola a 35, Carrarese allo stesso punto insieme alla Siena, Cuneo, Lucchese, Pisa 27, Pontedera 25, Pistoiese 22 e Arzachena 11. Vediamo allora anche la vostra classifica, giusto per ricordarla. Vediamo qua l'ultimo turno dell'Under 17.
con l'Arezzo che ha battuto appunto 2-0 la Lucchese, poi Arzachena Siena 1-2, Carrarese 8-2 all'Olbia, Pontedera Viterbese 2-0, Pistoiese Pisa 0-4. Questa è la classifica finale con il Pontedera che chiude con 10 punti di vantaggio sul Siena, 46-36, e sull'Arezzo ovviamente pesa qui lo scontro diretto, perché altrimenti potevate essere secondi, no? Sì, no, i due scontri, perché abbiamo perso tutte e due le volte. Sì, certo. Sì. E quindi in realtà comunque i punti sarebbero pari. Pistoiese 33, Viterbese 31, quindi anche con un pareggio ce l'aveste fatta, perché la Pistoiese non ha... Sì, noi avevamo un incastro anche con il Matera di un altro girone, sì, perché avevamo visto lo stesso punteggio. Sì. Però diciamo, a parità di classifica di tutte e tre le squadre, che arrivavamo tutte e tre a 36, valeva la differenza reti, eravamo in vantaggio. Ok. Passiamo all'Under 16, qui c'è stata un'altra sconfitta, 4-0 in casa della Ternana. Eccolo qua, Vispesa Cocavenna 3-0, Imolese Fano 1-0, San Marino Pordenone 2-3, Arezzo che qui è all'ultimo posto, a quota 9. Questo è un gruppo anche, cioè, è partito con un po' di ritardi, insomma, è chiaramente un gruppo che poi dovrà essere giudicato poi in seguito, perché ci sono stati, ne parlavamo appunto con i protagonisti qualche tempo fa. Vediamo l'Under 15, qui bisogna dire peccato che il campionato è finito, perché io penso se c'erano altre due giornate... Sì, anche loro avrebbero potuto ce l'avrebbero sicuramente fatta. Anche loro hanno vinto 2-0 con la Lucchese, hanno segnato tre piedi e di Tora. Vediamo la classifica, che è sempre da campionando.it, ma c'è sempre questo problema che non è stato aggiornato, che l'Arezzo in realtà sarebbe a quota 35, quindi comunque un ottimo finale di campionato. Allora, noi ne riparleremo quindi sicuramente, ci dovremo rivedere direttamente per questa partita di andata Arezzo Paganese del 28, facciamo anche l'appello, non sappiamo ancora dove si giocherà e a che ora, però intanto diciamo che è domenica 28. Domenica 28, quindi insomma di venire a sostenervi. Poi una cosa bella, per esempio, è un ringraziamento che va anche all'Under 15, perché sia Viterbo ha fatto da tifo e probabilmente il 28 ci riviene a fare da tifo. Quindi è una cosa bella, insomma. Sì, perché abbiamo viaggiato tutto l'anno insieme e abbiamo fatto le trasferte insieme, si è creato un bel gruppo tra staff e ragazzi con i ragazzi, quindi è una bella cosa anche questa. Bene, grazie, complimenti ancora, grazie. E ci vediamo dopo Pasqua.